La scena si apre con un uomo non identificato legato a un letto in una stanza dall'aspetto misterioso. Ci sono diverse apparecchiature mediche attaccate al suo corpo, indicando che o è malato o ferito. Presto riprende conoscenza, e una voce al microfono gli chiede se ricorda il suo nome. L'uomo non identificato risponde di essere Raff Hanks, un famoso responsabile di campagne politiche. Tuttavia, quando la voce gli chiede se conosce il presidente, rimane in silenzio. Il film torna quindi a 5 anni prima, dove Raff è all'apice della sua carriera. Sta attualmente conducendo una campagna per James Stevens, uno dei candidati preferiti dagli Stati Uniti per le elezioni presidenziali. Quando Raff sbircia nel suo ufficio nota diverse migliaia di persone che tifano per James, e anche tutti i canali TV sono sicuri che sarà una vittoria unilaterale. Questo rende Raff molto orgoglioso, poiché James una volta non era nessuno. Era infatti disprezzato da tutti i suoi amici e familiari per qualcosa che aveva fatto in passato. La sua vita era in una spirale discendente, finché Raff non l'ha trovato e ha cambiato il suo futuro. Nella scena successiva, vediamo Raff mentre parla con la sua assistente, Maura McGowan. Lui è così pieno di sé che ha scritto un libro intitolato Wunderkind, che significa avere successo in giovane età. Raff si vanta anche di volere un film a lui dedicato, e che Justin Timberlake dovrebbe interpretare il suo personaggio. Continua a vantarsi sui suoi riconoscimenti, ma proprio in quel momento vengono informati che i risultati delle elezioni sono stati pubblicati. Quando Raff e Maura entrano nella stanza di James, sono colti di sorpresa nel vedere tutti con una faccia cupa. In una sconvolgente svolta degli eventi, viene rivelato che James ha perso in modo schiacciante le elezioni, anche nel suo stato d'origine, il New Jersey. Infuriato, rimprovera Raff per essere stato un totale fallimento prima di licenziarlo sul posto. Ciò ferisce così gravemente l'ego di quest'ultimo che precipita in un profondo abisso di ansia. Passando a diversi anni dopo, Raff non si è ancora ripreso dall'esperienza traumatica. Da allora ha lasciato la sua carriera politica e trascorre la maggior parte del suo tempo al bar a bere. Sono ormai finiti i giorni in cui pensava di realizzare il suo film con Justin Timberlake come attore protagonista. Nel frattempo, il paese sta attraversando un periodo difficile a causa dell'alto tasso di disoccupazione, dell'alto tasso di criminalità e di molti altri motivi negativi. Un giorno, mentre Raff sta bevendo al suo solito bar, un telegiornale in TV rivela che uno youtuber di 11 anni, Oliver Foley, ha annunciato la sua candidatura per le prossime elezioni presidenziali. Ha pubblicato un video sul suo canale, in cui promette di portare pace e felicità tra i suoi compatrioti se sale al potere. Tuttavia, essendo un ragazzino, Oliver ha promesso anche di dare a tutti videogiochi gratuiti, poiché secondo lui migliorano la coordinazione occhio-mano. Raff, che lo sta guardando da ubriaco, rimane impressionato. Con un sorriso sul volto, escogita poi un piano. Raff crede che in questi tempi difficili la maggior parte delle persone voterà per il ragazzo, poiché è genuino, onesto e dolce. La coglie anche come l'occasione perfetta per rinvigorire la sua carriera, così, senza pensarci due volte, Raff decide di tornare alla politica. Il giorno successivo si dirige alla residenza dei Foley e cena con la famiglia. I genitori di Oliver sono felici che il loro figlio sia diventato virale su internet, ma credono che stia solo scherzando riguardo alle elezioni. Alla tenera età di 11 anni semplicemente non è possibile entrare in politica, figuriamoci governare un paese. Nonostante ciò, Raff, che ha un disperato bisogno di rimettere in carreggiata la sua carriera, pensa diversamente. Spiega che Oliver ha qualcosa che gli altri politici non hanno, un legame genuino con il pubblico. Usando questo, può facilmente accumulare molti seguaci e vincere le elezioni. Raff afferma che anche se Oliver non diventasse presidente sarebbe comunque una celebrità, il che gli farebbe guadagnare milioni di riconoscimenti. Sentendo tutto questo, i genitori alla fine permettono a Raff di guidare il figlio nella campagna presidenziale. Più tardi quella notte, Oliver registra un altro video in cui parla di tutte le riforme che farà una volta diventato presidente. Ad esempio, ci saranno 3 giorni festivi a settimana, le vacanze invernali saranno prolungate di un mese, tutti i film di Star Wars saranno banditi, ogni singola persona nel paese riceverà un videogioco a sua scelta, e così via. In men che non si dica il video diventa virale, e così la campagna di Oliver inizia ufficialmente. Il giorno dopo, lo vediamo fare promesse davanti a un vasto pubblico. Si esibisce anche in un impressionante balletto di danza, che pubblica sul suo canale YouTube per ottenere ancora più riconoscimento. Tutto questo è supervisionato e coordinato niente meno che da Raff, che sta finalmente rimediando alla debacle che ha subito alcuni anni fa. Mentre i giorni passano, Raff diventa così popolare e amato che anche la sua ex assistente Maura torna da lui. Nella scena successiva ci viene mostrato che il ragazzo di 11 anni è riuscito ad accumulare un serio gruppo di seguaci. Nonostante la sua giovane età, molte persone credono che sia la persona giusta per guidare il paese, grazie al suo cuore puro.
Sono pronti a correre il rischio, affermando che nulla può essere peggiore dello stato in cui si trovano. In questo modo, Raf continua a guidare la campagna verso il successo, ma man mano che Oliver diventa popolare diventa anche arrogante. Il marmocchio sfacciato rimprovera regolarmente i suoi genitori e il personale senza alcun rimorso. In particolare, non gli piace andare dal dottore, perché ha paura degli aghi. Raf, che sta sempre con il ragazzo, si accorge di tutto questo, ma non dice una parola. Passano ancora un paio di giorni, e il dibattito presidenziale è dietro l'angolo. Raf ha assunto alcuni tra i migliori politici, insegnanti e altri studiosi per educare il ragazzo, ma senza successo. Non importa quanto Oliver sia talentuoso e sveglio, ha ancora 11 anni e non riesce a cogliere le basi della politica, figuriamoci affrontare le telecamere e affrontare alcuni dei politici più esperti del paese. Tuttavia, Raf decide di procedere con il dibattito poiché sono arrivati troppo avanti per tirarsi indietro. Sfortunatamente la decisione si rivela disastrosa, poiché il ragazzo non umilia solo se stesso, ma tutta la sua squadra in diretta televisiva. Quando il gioco si fa duro, chiama persino sua madre per portarlo a casa. Tutti simpatizzano con Oliver siccome è solo un undicenne, ma per quanto riguarda Raf viene nuovamente accusato di aver fallito la campagna. Così, il giorno dopo, torna di nuovo all'alcolismo. Ora ha finito davvero con la politica, perché non importa quanto ci provi, finisce sempre per fallire. Un giorno, Maura fa visita a Raf nel suo solito locale dove beve e rivela di aver incontrato i Foley poco prima. Si scopre che stanno attraversando un periodo difficile, non perché Oliver abbia perso il dibattito presidenziale, ma perché il loro amato cane, Homer, sta morendo di cancro. Sentendo questo, un'altra idea colpisce la mente ubriaca di Raf. Dal momento che le persone simpatizzano con i cani, vuole che Oliver realizzi un altro video in cui condividerà i suoi ricordi felici con Homer. Il piano è guadagnare l'attenzione delle persone e alla fine conquistarle. Maura pensa che sia una cattiva idea, dato che potrebbe facilmente non funzionare, ma Raf dice semplicemente che è tempo di vincere o di fallire. Questa volta, il piano finalmente funziona. Non appena il video emozionale arriva su internet, diventa un successo clamoroso. La gente inizia a ricoprire Oliver delle loro più sentite condoglianze e ancora una volta si schierano al suo fianco. Il film poi passa a pochi giorni dopo, dove viene rivelato che Oliver ha vinto le elezioni con una valanga di voti. Ora è ufficialmente il presidente degli Stati Uniti d'America. Si svolge quindi un imponente raduno per celebrare la sua vittoria, dove sulle strade si mettono in fila milioni di persone. È evidente che l'idea di Raf ha conquistato il cuore degli americani. Più tardi, dopo che i festeggiamenti sono finiti, Oliver e la sua squadra finalmente arrivano alla Casa Bianca. Il ragazzo è entusiasta di iniziare il suo mandato come presidente, ma allo stesso tempo la sua arroganza ha raggiunto il cielo. Oliver ordina ai membri del suo gabinetto di distribuire videogiochi a tutti i cittadini del paese e quando esitano, minaccia di licenziarli. Ignora persino sua madre e Raf quando cercano di spiegare che la decisione è sbagliata, così, senza opzioni rimaste, i membri del gabinetto accettano e lasciano la stanza. Con il passare dei giorni, le richieste oltraggiose di Oliver continuano ad aumentare. Vediamo che ha installato una macchina per i popcorn nel suo ufficio e ha portato un gruppo di pinguini dall'Antartide. Inoltre, ha fatto installare un'altalena al posto della sedia presidenziale. Il giorno dopo, ordina che vengano portati diversi cani nel suo ufficio, perché ne vuole adottare uno. Quando scopre però che sono tutte femmine, chiede con rabbia che vengano portati fuori. Oliver afferma che il suo amato Homer era un maschio, quindi vuole un cane che gli somigli. Raf e gli altri membri sono sbalorditi nel vedere la sua arroganza, ma nonostante ciò obbediscono senza pronunciare una parola. Lo stesso giorno, il vicepresidente si avvicina a Oliver e gli chiede di sottoporsi a una visita medica. Il marmocchio arrogante inizia però a gridare, dicendo che sta bene. Quando il vicepresidente afferma che si tratta di una norma resa obbligatoria dal Congresso, Oliver ordina il suo scioglimento immediato. Il ragazzino inizia poi a lanciare la sua palla per la stanza, ferendo alcune persone nel processo. Preoccupato che stia per accadere qualcosa di terribile, Raf in seguito incontra il capo militare e gli chiede di educare il ragazzo. Vuole assicurarsi che nessuno soffra per le brusche decisioni infantili di Oliver. Sfortunatamente, il capo militare prende ciò come un'offesa e dice a Raf che è un traditore. Quest'ultimo si scusa subito, ma il danno è già stato fatto. Quella sera, Raf ricomincia a preoccuparsi per la sua carriera. Nonostante tutto quello che ha ottenuto, crede di aver fatto la scelta sbagliata nell'aiutare Oliver a diventare il presidente. Tuttavia, la sua migliore amica e unica confidente, Maura, sostiene che l'undicenne sta facendo un buon lavoro. Dice che Raf sta semplicemente pensando troppo e che dovrebbe riposarsi, ma il nostro protagonista non vuole lasciare che l'incompetenza continui così facilmente. Così,
Il giorno seguente, si avvicina a Oliver mentre sta giocando a golf nel suo ufficio. Vuole educatamente far capire al ragazzo che qualunque cosa stia facendo è sbagliata. Raff afferra quindi una mazza da golf e inizia a spiegare le responsabilità di un presidente verso il suo paese. Dovrebbe essere coraggioso e guidare le persone nei tempi difficili. Sfortunatamente, Oliver la prende nel modo sbagliato e si arrabbia. Comincia a lanciare cose in giro e chiede scuse, ma questa volta Raff non accetta nulla di tutto ciò. Si rifiuta senza mezzi termini di scusarsi e dice perfino al ragazzo che è uno stupido. Sentendo questo, Oliver ordina alla sua sicurezza di agire, e mentre la telecamera si sposta vediamo schizzi di sangue sui muri. Successivamente, veniamo riportati nella stanza misteriosa che abbiamo visto all'inizio del film. Raff è legato a un letto e si scopre che è sopravvissuto alle ferite da arma da fuoco. Purtroppo però, a causa dell'eccessiva perdita di sangue, deve essere operato immediatamente. Nell'ultima scena arriva finalmente il medico assegnato da Oliver. Lui è un altro ragazzo di 11 anni, che probabilmente non ha esperienza negli interventi chirurgici. A peggiorare le cose, vuole finire l'operazione il prima possibile, in modo da poter tornare a giocare ai videogiochi. Il film finisce quando il povero Raff urla di orrore, mentre la sua vita gli viene lentamente portata via. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!